Ciao a tutti da Manarte e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora ragazzi, oggi video creativo, realizzerò insieme a voi dei portachiavi e delle teste dei robot degli anni 70 e 80. Ho scelto di realizzare la testa di Gig Robot d'acciaio, Gundam RX-78, Mazinga Z, il grande Mazinga, Daitan 3 e Goldrake. Allora, prima di iniziare con il video, vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella così sarete sempre aggiornati sull'uscita dei miei video, mettere un bel mi piace e seguirmi nei vari social che lascio sempre sotto nell'info box. Allora, questo non sarà un video tutorial, ma bensì un video creativo. Ho deciso di portare questa nuova rubrica all'interno del canale, dove mi vedrete nella realizzazione di alcuni accessori, tra cui appunto i portachiavi, possono essere anche bracciali, ciondoli per collane, orecchini, eccetera, eccetera. Quindi non mi soffermerò molto a parlare dei vari materiali, anche perché l'ho già fatto nel video tutorial, che se per caso non l'aveste visto, vi lascio il link qua sopra. E ci saranno anche durante i video alcune parti accelerate, perché se no il video dura tanto, soprattutto questo di oggi, perché dovrò andare a fare 6 portachiavi. Quindi infatti direi di cominciare subito perché se no dura tanto. Allora, per prima cosa prendiamo i disegni che già ho realizzato in questi due quaderni e ve li faccio vedere. Allora, questo è Jig, poi qua abbiamo tutti gli altri. Qua c'è Gundam RX-78, qua ho fatto il grande Mazinga, Goldrake, Mazinga Z, Daitan 3. Allora, le dimensioni non sono tutte uguali, perché in alcuni l'ho fatti più o meno un centimetro in più, un centimetro in meno, ma comunque non ha importanza, non ci fa nulla. Allora, adesso prendiamo la plastica che è qui e andrò a usare quella trasparente, perché quella bianca mi è rimasta solo un foglio e quindi per fare 6 disegni non bastano sicuro. E devo cercare di capire adesso quanti fogli serviranno, perché in teoria ne potrebbero entrare 4. Nel frattempo prendiamo 3 fogli, poi vedendo facendo, intanto ne prendiamo 3 e vediamo un attimino se riusciamo almeno a farne entrare 3. 1, 2, 3. Ok, questi li spostiamo un attimo. Allora, adesso dobbiamo prendere la carta vetrata e carteggiare tutti e 3 i fogli, ma solo da una parte. Allora, lasciamo questi due lì e andiamo a carteggiare. Per carteggiare fate sempre dello stesso verso, io faccio sempre in questo modo, orizzontale. Ho finito di carteggiare tutti e 3 i fogli, eccoli qua. Mi raccomando, cercate di farli più bianchi, bianchi possibili, ne devono essere così proprio bianchi. Dovete carteggiare forte forte forte. Mi sono rotta una mano e sinceramente per me mi secco sinceramente fare questo procedimento, proprio odio carteggiare i fogli. Infatti al momento sto usando questi perché comunque ce l'avevo già, ma appena finiscono andrò a comprare subito quella bianca, perché in quella bianca già una parte è carteggiata, quindi non c'è bisogno di mettermi a carteggiare nulla. Adesso cerchiamo di capire quanti disegni possono entrare in ciascun foglio. Allora, partiamo con Jig,
E cominciamo a ricalcare il disegno prendendo una penna, non la trovo più, ecco, benissimo, è caduta l'altra plastica shrink. Questo qua. Ecco fatto, anche Titan è finito. Adesso viene la parte più lunga di tutte, cioè quella di andare a colorarli tutti e sei, e naturalmente li colorerò con i colori a matita della Faber-Castell. Thank you.
Ecco qui ragazzi, li ho colorati tutti, adesso prendiamo le forbici e cominciamo a ritagliare. Ecco qua, ritagliati tutti, adesso prendo la pinza e faccio i buchi. Ecco fatto. Allora, adesso andiamo a rimpicciolirli. Prendiamo carta forno, un pezzo di carta forno, i guanti, forno ad aria calda e dotter, così mi aiuto a tenerli fermi. Poi un'altra cosa che ci serve è un libro, un'enciclopedia, un qualcosa comunque di pesante per poter, ecco, appunto appiattire i disegni alla fine. Cominciamo. Fatto, li ho rimpiccioliti tutti, ora li metto tutti qua in fila e ve li faccio vedere. Mettiamo quello che non ci serve. Allora, ecco qua. Allora, adesso ve li faccio vedere più da vicino con un'altra inquadratura. Eccoli qua. Sì, diciamo che Mazinga Z l'ho fatto leggermente un po' più grande degli altri, ma comunque vabbè, pazienza. Non mi sono regolata con le dimensioni. Comunque sono troppo carini. Ok, adesso devo fare l'ultima procedura, sarebbe quella di mettere la resina. Allora, spostiamo quello che non ci serve, prendiamo la resina, eccola qua, la lampada UV. Ok, ho preso tutto quello che mi serviva per mettere la resina. No, non ho preso tutto, eccolo qua, mi mancava la carta forno. Allora, andiamo a tagliare un pezzettino, ecco qua. Gli darò due passate frontale e dietro solo una passata.
Ecco fatto, la resina l'ho messa, adesso l'ultimo passaggio da fare è quello di mettere gli anellini, i moschettoni e i gancetti. Ok, cominciamo subito, partiamo con jig. Ecco fatto, ho finito. Adesso ve li faccio vedere più da vicino, così almeno li vedete meglio. Eccoli qua, guardate che sono belli. Vi volevo dire che questi portachiavi saranno in vendita sul mio sito Etsy e sul mio sito eBay. Come state vedendo, ho già messo l'inserzione sia su Etsy e sia su eBay, quindi se volete acquistarli lascio il link sotto nell'info box. Allora, qual è il mio preferito? Bella domanda, perché comunque mi piacciono un po' tutti. Diciamo che ognuno di loro c'è un qualcosa che mi piace, però se dovessi sceglierne uno direi Gundam. Il vostro preferito qual è? Fatemi sapere sotto nei commenti quale tra questi robot vi piace di più e in generale anche, nel senso, qual è il vostro robot preferito. Detto ciò, il video finisce qui e spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!